Benvenuti ancora una volta qui da noi a Vita Pugliese. Siamo ormai, diciamo, al terzo appuntamento qui con il laboratorio dal basso Forchette di Cartone e credo sia, almeno da parte nostra, un esperimento completamente riuscito. Stiamo sperimentando questa formula nuova, il ristorante multifunzionale. Di sera ospitiamo chi vuole venire a mangiare da noi, però di giorno ci piace fare tutt'altro. E questo perché, diciamo, la filosofia del posto in cui vi trovate funziona essenzialmente su alcuni concetti chiave. Il più importante è quello della fiducia. Vogliamo costruire relazioni che si basano sulla fiducia con tutti coloro che entrano in contatto con noi, siano essi amici, fornitori, imprese. Solo su questa base, diciamo, nascono poi rapporti anche di natura economica. Rovesciare, diciamo, questi principi per noi è essenziale per far funzionare così come vogliamo questo posto. Un aspetto importantissimo per noi è far sentire tutti coloro che vengono a trovarci, diciamo, padroni, in qualche senso padroni di questo posto. Questo posto appartiene a chi lo frequenta. Quindi sentitevi a casa vostra e buon lavoro a tutti. Allora, ecco, allora, grazie a Pasquale, appunto, a Vita Pugliese per questa opportunità, appunto, di utilizzare questo spazio in tanti modi diversi, in tante forme diverse. Oggi noi siamo qui con il terzo appuntamento, come diceva Pasquale, di Forchette di Cartone, e in questa tappa di questo percorso incontriamo Tai Puglia, Leonardo Di Renzo, che racconterà proprio l'esperienza di questa idea imprenditoriale, di questa idea semplice, come dice lui, che però diciamo, è un'idea che a noi è piaciuta subito molto, perché l'obiettivo diciamo, di questo laboratorio dal basso che è appunto organizzato proprio per tenere insieme il tema dell'illustrazione, della grafica, del prodotto editoriale artigianale all'alimentazione, progetti di innovazione sociale applicati al tema dell'alimentazione, della ristorazione, ci sembrava proprio diciamo, l'esempio. La buona pratica, ecco, da cui poter partire, perché ci sembrava che tutto quello che noi stavamo immaginando di voler approfondire da un punto di vista teorico, cioè come appunto l'artigianato e tutte queste forme di comunicazione potessero servire a comunicare un prodotto buono, un prodotto legato appunto diciamo alla nostra terra, alla nostra tradizione, come appunto queste forme potevano raccontare questo tipo di prodotto. E la sua esperienza appunto Tai Puglia in effetti realizzava proprio questo. È una esperienza che come vi racconterà Leonardo è un'esperienza in crescita, però secondo noi appunto partiva da un'intuizione diciamo che era assolutamente interessante, quindi insomma abbiamo sì. Ecco. E noi infatti abbiamo colto la sua provocazione e poi l'abbiamo rilanciato, diciamo, la provocazione anche nostra, perché le abbiamo detto, visto che questa cosa secondo noi è interessantissima, vieni insomma a raccontarla all'interno del laboratorio dal basso. Ci ha fatto un po' penare, lo diciamo, però si è fatto corteggiare, però noi siamo felicissime oggi di avere questa presentazione, appunto, diciamo, perché appunto è una delle prime volte in cui appunto viene presentato il marchio in pubblico e quindi ci interessa anche far sì che questa sia, come un po' vi dicevo prima, una chiacchierata, una presentazione che possa anche, come dire, sviscerare le varie parti del lavoro che fa Leonardo. E quindi, insomma, sentitevi liberi di intervenire, di fare domande, eccetera. Ok, allora passo la parola a Leonardo. Tu sei... Io non so se funziona già. Ok, grazie. Allora, io innanzitutto, vabbè, sono Leonardo Di Renzo e sono un art director in un'agenzia di comunicazione, quindi la mia esperienza nasce e continua ad esistere in un'agenzia pubblicitaria, cosiddetta, un'agenzia di comunicazione. Praticamente il progetto
nasce un po' per gioco, nel senso che per tanti anni abbiamo progettato per i nostri clienti, abbiamo sempre progettato per altri, ovviamente legandoci a quelle che erano le richieste dei clienti, quindi spesso e volentieri, non so se funziona, sì? Ah, al centro, era più comodo qui però. Se no sposto io la camera. Eh sì, magari, sì. Cioè, sembra di stare, sai... Già in agenzia sono abituato a stare dietro la base. Quindi praticamente, dicevo, è nato un po' per gioco e un po'... dopo un po' di anni di lavoro in agenzia, io sono cofondatore, quindi non sono un dipendente, cioè sono in una società, quindi l'ho fondata quasi 12 anni fa. Quindi dopo un po' di tempo ho sentito anche l'esigenza, un insieme di cose, cioè l'esigenza di riprendere un po' l'uso delle mani, che durante questi non 12 anni d'agenzia, ma anche di più, perché poi ho fatto altre esperienze, cioè un po' la vita vicino a un computer, spesso e volentieri, dopo un po' diventa molto faticosa. Quindi dopo un po' di tempo ho sentito l'esigenza di iniziare a riutilizzare le mani. Nello stesso tempo nasceva anche, Tai Puglia nasce così, come dicevo, per gioco, nel senso che io sono un appassionato di tipografia. Durante gli anni ho collezionato caratteri, macchine da stampa, che per tanto tempo sono state sparse in diversi spazi, scusate se ogni tanto, sono stati sparsi box o piccoli locali. Ora sto cercando di metterli tutti insieme per far nascere una bottega dove innanzitutto si confeziona tutto manualmente il prodotto, ma mi piacerebbe anche, parlavo prima con Vittoria, organizzare anche, che so, piccoli corsi di tipografia per bambini, perché ho notato che la stampa tipografica nei bambini ha un fascino molto molto speciale, io l'ho visto con i miei occhi, cioè grande, già gli adulti, come dire, quando vedono stampare, chi non l'ha mai visto già è una cosa molto emozionante, figuriamoci i bambini che dopo aver messo insieme un po' di lettere e vedere poi passare il rullo e far apparire poi la scritta, il nome, eccetera, diventa una cosa. E quindi da lì poi si può raccontare che oggi la stampa, cioè tutto quello che vediamo stampato nasce, cioè ha una sua origine, non è che ora che col computer, la stampante, ta 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 e via. Quindi niente, quindi un insieme di cose, dicevo, la voglia di manualità, la voglia di provocare, perché abituati a progettare le etichette, sì, packaging particolari, però la maggior parte dei casi i nostri imprenditori, ora un po' di più, perché ora con il food design, questa, io direi quasi quest'ondata, anche un po' modaiola, ma che comunque è richiesto dal mercato, anche i nostri imprenditori stanno guardando, stanno dando attenzione al packaging. Prima invece bastava la bottiglia quadra con l'etichetta e va bene così, quindi tutto automatizzato. Per gioco nasce Tai Puglia, quindi mettendo insieme la tipografia, typography e Puglia. In tutti e due i casi ci si sporcava le mani, perché in cucina ti sporchi le mani e in tipografia pure, e quindi tutta una serie di piccoli elementi che in un certo qual modo entravano in contatto, quindi l'utilizzo dei colori, come possono essere l'utilizzo delle materie prime in cucina. Quindi nasce la scatola, prima di tutto nasce la scatola. Si pensava a qualcosa che potesse essere riutilizzata e riciclata. Il progetto viene pensato e viene poi viene realizzato un prototipo. Questo prototipo viene pubblicato circa 2 anni e mezzo fa in un blog di design. Ma ripeto, come caso studio, come provocazione, come così, come gioco, come dicevo prima. Solo che da circa una decina di giorni dalla pubblicazione arrivò un ordine, cioè da Parigi arrivò un ordine. Cioè questa cosa in un primo momento
dice, ah sì, che bello, però poi panico totale, perché ovviamente, cioè, non esisteva nulla dietro questo progetto. Però poi è stato proprio la spinta a far nascere qualcosa, perché poi questa azienda di Parigi, che poi fa capo anche una grossa catena di Louis Vuitton, che lavorano anche nel food, e la grande Pizzeria de Paris, hanno diversi negozi a Parigi e non solo. Stavo facendo uno spot vendita, perché ho venduto solo in quel momento, uno spot vendita dedicato alla Puglia. Spesso i negozi dedicano, che ne so, la Toscana, la Puglia, in tutta Italia. La responsabile, la buyer della grande pizzeria, vide nel blog e probabilmente pensò che era, come dire, già un qualcosa già attivata. Niente, poi da quell'ordine, quello fu uno spunto per iniziare a realizzarla, perché poi abbiamo subito contattato il ceramista, perché all'inizio io utilizzavo un'altra forma, una forma un po' più comune, che è tipo quella che è alle vostre spalle, diciamo, è una forma un po' più, sì, un po' più comune, ce ne sono diverse in commercio. E per un periodo abbiamo lavorato con quella forma, così ci hanno conosciuto tutti. Questi nuovi colori, questa nuova forma è più o meno da gennaio, quasi un annetto, perché abbiamo pensato di differire, perché poi passa il tempo e si cerca, si tende a migliorare il prodotto, si ascoltano anche le critiche, si ascoltano tutti i consigli che arrivano dall'estero, perché questa è una nota molto importante, uno spunto importante. Cioè, Tai Puglia non ha mercato in Italia, paradossalmente, ancor meno nella Puglia, dove io non vendo assolutamente nulla. Forse perché, come dire, l'olio già ognuno di noi lo produce, lo compra tranquillamente, non spenderebbe tanti soldi per acquistare. Certo è che comunque Tai Puglia è venduto per il 99% dei casi all'estero, quindi Francia, Germania, Svizzera. Ci sono anche richieste oltreoceano, però non possono essere evase, perché in quel caso servono permessi speciali, servono dei rappresentanti, degli agenti, insomma, la cosa è molto, molto complessa. Infatti ci piacerebbe, come dire, arrivare anche, che so, Giappone, Stati Uniti, perché i mercati sono proprio, cioè, non vedono l'ora che arrivi un prodotto del genere, perché c'è da dire che anche, per esempio, dalla Cina, dal Giappone, dove risiedono le più grandi case editrici che pubblicano i libri, quelli di grafica, di design, la maggior parte delle case editrici sono quasi tutte cinesi e giapponesi, dove vengono anche stampati i libri, e spesso arrivano richieste di fotografie per pubblicare poi i progetti, che poi loro li pubblicano e li copiano in automatico, cioè, come dire, immediatamente li mettono. Però quindi l'attenzione c'è, è grande l'attenzione, ma non soltanto per l'estetica, ma anche per il prodotto. Però questo è un altro paradosso, cioè in questo caso passa in secondo piano l'olio. Questo è un grande dilemma, perché ancora oggi non riusciamo a capire dove porre maggiormente le attenzioni. Cioè, però, se quando è nato, diciamo, facendo un piccolissimo passo, sì, indietro rispetto al tuo, sì, racconto, sì, quando è poi nato, tu dicevi è stato pubblicato sul blog, sì, eccetera. Quindi, sì, quando è nato non c'era, diciamo, c'era solo il contenitore, diciamo, c'era solo. C'era l'involucro e c'era anche l'orcio. C'era anche l'orcio, che era sulla falsariga di quello. Quindi c'era già, perché ce n'erano molti in commercio. Io, c'era già. Sì, c'era, perché i ceramisti ce li avevano. Io poi parlai con un ceramista, avevamo un campione, chiamiamolo così. Un campione, quindi su quel campione abbiamo costruimmo la scatola, e quindi ricordo anche che era celeste, se non sbaglio, proprio questo colore qui. E quindi pubblicata, e da lì poi è iniziata, diciamo, chiamiamola questa piccola avventura, che rimane tale, perché, così come raccontavo, mi piacerebbe dedicare più tempo, però avendo già un'attività principale, questa attività non dico che passi in secondo piano, mi piacerebbe passasse in primo piano, però, diciamo, la prima sovvenziona ancora questa, perché, come dire, ci vogliono anche piccoli investimenti, ma ci vogliono dei soldi per far realizzare, per acquistare il cartone, anche perché poi
essendo le piccole tirature, per le piccole tirature ti devi inginocchiare davanti ai produttori, così compro il cartone da un'azienda di Treviso, se non sbaglio, però si è instaurato un buon rapporto, perché all'inizio mi misi in ginocchio, poi dopo un po' di tempo, cioè quando poi racconti il progetto e come dire, esprimi, come dire, cioè il fatto che si vorrebbe crescere, sono tutti un po', ti aiutano. Così anche il ceramista, così tutto quello che c'è intorno, la stampa dei materiali, l'approvvigionamento di olio, le capsule, i tappi, cioè tutta una serie di cose che poi nel caso dopo poi vi spiegherò. Quindi niente, è nato così. Parigi chiese una piccola fornitura e immediatamente prendemmo contatti con i ceramisti, il cartone, quindi riuscimmo in poco tempo, grazie a Dio riuscimmo anche a fare tutto in breve tempo, riuscimmo. E quindi è nato in quel modo, con quest'inizio. E da allora ci sono state comunque evoluzioni, quindi abbiamo anche cambiato il disegno, abbiamo anche oggi due agenti, quindi uno in Olanda e l'altro in trattativa in Svizzera, ma questa è roba proprio di, vi sto dicendo cose che accadono qualche mese fa, quindi è una cosa molto, molto recente. C'è molta richiesta, c'è molta attenzione per l'olio pugliese, sulla scia anche di quello che sta diventando la Puglia col passare del tempo. Oramai, se prima si parlava di Puglia, ma seriamente nessuno sapeva dove fosse piantata, oggi la Puglia è conosciuta. Questo devo dire grazie a tutto quello che la regione sta facendo. Oggi, quando parli di Puglia, ma non soltanto nell'olio, nei vini soprattutto, cioè riconoscono il brand pugliese. In questo caso poi nel marchio c'è anche il nome Puglia e quindi c'è da dire che da allora c'è stata grande attenzione. Quindi c'è stato un grande rimbalzo di informazioni. Se si digita Tai Puglia su internet ci sono tanti articoli, molti hanno scritto delle recensioni, food blogger, c'è tutta una serie di cose che hanno giovato al progetto. Però ripeto, non dedico ancora il tempo che richiede, perché è un'azienda, quindi un'azienda non può essere costruita e mandata avanti nei ritagli di tempo. Perché qui praticamente qualcuno può pensare, ma quanti siete? Quanti siete uno? Cioè, qualche volta mi aiuta mia moglie, per gioco anche le mie figlie, o qualche amico anche, diventa anche un motivo poi per stare insieme. Cioè, questo poi alla fine è un grande gioco, è diventato. Però un grande gioco, dicevo prima Pasquale. Facevamo in questi ultimi tempi delle analisi, non abbiamo vendite chissà di quanti pezzi, cioè in quest'anno, cioè, abbiamo una vendita media di 500 pezzi all'anno, quindi diventa anche una cosa che, se parliamo di marketing, diventa anche una cosa molto vendibile, nel senso che quando si parla di edizioni limitate, di pochi pezzi, se non ordini finiscono, quindi un po' di poi ci si può anche districare in queste. E quindi gli ordini arrivano, una volta che terminano i 500 pezzi, come dire, sì, si programma la seconda produzione, però non può essere fatta a singhiozzo, nel senso che se io ho finito i 500 e mi arriva un ordine di 20 pezzi, non posso evaderlo, perché non posso andare dal ceramista a chiedere 20 pezzi. Quindi devo andare dal ceramista almeno con 200, 300, 400 pezzi, perché poi li devono preparare, vengono messi nel forno, cioè c'è tutto un lavoro. Non so se, diciamo, conoscete il lavoro diciamo, che viene fatto per la terracotta. Quindi avete fatto qualche laboratorio, ceramista, quindi c'è tutto un lavoro dietro molto molto importante. Quindi dicevo, poi all'inizio dell'anno abbiamo pensato di cambiare il design della bottiglia per differenziarci, abbiamo introdotto dei nuovi colori, prima ce n'erano pochi, insomma. Stiamo studiando anche delle nuove possibilità di chiusura della scatola, perché ora attualmente c'è una fascia di carta. Però insomma è tutto in evoluzione. Poi c'è da dire che alla base del progetto, questa è un'altra cosa molto importante, è il riuso e il riutilizzo di tutto quello che c'è in Tai Puglia. Nel senso che
oltre al fatto che si parlava di ceramica, quindi l'orcio può essere tranquillamente, come si faceva prima, quindi lavato e riutilizzato tutte le volte che con un refill si può riutilizzare all'infinito. Ma la stessa cosa vale per la scatola. La scatola è successo che nel momento in cui noi producevamo le scatole, quindi preparavamo il packaging, rimanevano molti scarti, cioè praticamente sarebbero, cioè la parte, come dire, negativa del, cioè questa parte qua. Quindi avevamo tonnellate di questi cosi che riempivano le stanze. Quindi avevamo pensato trovare un modo per riutilizzarli e poi venne l'idea di creare dei lumi. Questi lumi, per esempio, li facciamo in edizione limitata solo ai rivenditori, cioè è diventato un gadget esclusivo, cioè che solo chi fa un certo ordine può avere, diventa quasi, come dire, un display, un espositore, un qualcosa che dà ancora più valore al progetto Thai Puglia. Però poi, questo è dallo scarto, però la seconda vita della scatola è quella. Cioè noi all'interno della scatola c'è un bugiardino che dà istruzioni su come poterlo trasformare. Quindi qui non si vede, c'è una roba davanti. Sì. Questa io l'ho montata per l'occasione, ce l'ho giusto così per farla vedere. E quindi in ogni vediamo un po' se ce l'ho qui. In ogni confezione, diciamo, questo è diventato il motivo per cui anche molti giornalisti hanno scritto, cioè c'è stata attenzione, perché è un momento in cui si parla spesso di sostenibilità, di riutilizzo, di riciclo, quindi entrava, ma non furbescamente, cioè perché comunque era stata pensata così. Si è trovato in un periodo in cui, quindi parlo sempre di 2 anni e mezzo, 3 anni fa, in cui c'è stato il boom di questa, se ne parlava. Questo è il bugiardino che c'è all'interno, che indica come poterlo riutilizzare, però poi c'è chi lo usa come portagioie, ma qualsiasi cosa, c'è chi ci ha messo delle piantine all'interno. Infatti c'è poi un'azienda del nord, sono dei ragazzi che hanno messo su un'impresa particolare, nel senso che loro vendono semi, diciamo, di ortaggi, fiori, tante varietà, e loro fanno un packaging molto particolare, però non ricordo il loro nome. No, Pet si chiama, non ricordo bene ora. E loro fanno un packaging molto particolare, curato, fatto tipograficamente, cioè molto vicino a Thai Puglia. Allora mi hanno contattato e mi hanno detto se volevamo creare qualcosa insieme. Cioè, quindi loro che vendono i semi e noi che invece abbiamo. Poi nascono di queste cose sul web, cioè è inutile dirlo. E poi c'è un altro amico calabrese che produce, ha un'azienda tessile, quindi fa tessuti. E lui mi ha detto, io realizzo, cioè fa cose molto particolari, tessuti molto, molto nobili, e mi ha chiesto se potevamo creare un kit dove potesse esserci sia l'orcio che, non so, un grembiule da cucina, qualcosa di fatto, cioè fatto per bene. Insomma, poi nascono di queste collaborazioni. Oltre a questo, possiamo anche personalizzare le scatole. Ultimamente c'è stato un cliente che voleva una confezione con 3 bottiglie da 250, quindi l'abbiamo disegnata, abbiamo fatto il prototipo, allora è piaciuto, quindi si è aggiunto quest'altro servizio, diciamo, di personalizzazione. Ovviamente ci devono essere delle quantità, cioè, perché poi mettere su la produzione di una scatola, insomma, è un po' complesso. Quindi io seguo la mia scaletta, che cosa mi dice ora? Vabbè, niente, quindi io potrei anche ora, vabbè, se ci sono domande, cioè, potrei comunque rispondere, ma nel frattempo io vi faccio vedere proprio perché ho provato qui a ricreare un po' quello che ho sul mio tavolo quando confeziono, perché ogni volta che arriva un ordine dal web, perché la maggior parte degli ordini arrivano dal web, no, la maggior parte, diciamo tutti,
anche quelli dei rivenditori, dove, i quali vedono il prodotto e in separata sede chiedono se loro possono distribuire, quindi lì si poi pattuisce un prezzo per il rivenditore, insomma tutta una serie di cose più commerciali. Che mi ritrovo a fare, nel senso che, ecco perché dicevo prima, che dalla A alla Z, dall'assemblaggio di tutto fino alla fattura, il conteggio, il prezzo, il tutto poi deve essere spedito anche celermente, anche se a tutti i clienti, e questo diventa spesso un valore, cioè qualcuno può pensare, dice vabbè però spedisco qualcosa e la ricevo dopo 10 giorni, qualcuno può essere deluso, invece noi cerchiamo di far capire che questo è un valore, cioè non è la cosa che è industriale, è lì, la prendo dallo scaffale e immediatamente, e questo viene anche apprezzato, cioè la trasparenza e la verità, quello che è. Infatti quando arriva, cioè noi non abbiamo un magazzino, noi facciamo solo magazzino di una certa quantità di orci già confezionati, quindi già con il prodotto. Siccome l'olio è un prodotto alimentare deperibile, quindi non si possono fare grandi quantità, poi se non le vendi è un grosso danno. Quindi ne facciamo un certo quantitativo e poi man mano lo evadiamo. Però tutti i clienti sanno che una volta che viene ordinato possono passare 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, cioè non c'è. Si dice, ma quando arriva? Quando è pronto? Cioè quando è ovvio che no, si cerca di fare il prima possibile. Loro poi pagano tutti in anticipo con PayPal, attraverso il sito, stessa cosa anche i rivenditori dall'estero. E quindi ora vi faccio vedere praticamente quello che faccio. Sì. Volevo chiederle, ma eventualmente, cioè, si potrebbe acquistare il prodotto vuoto? No, il prodotto vuoto no, ma per una semplice ragione, per legge, cioè io non posso, cioè il brand, il marchio è Thai Puglia, quindi io sono responsabile di quello che c'è dentro, quindi io non posso, e non ti nascondo che qualcuno me lo ha chiesto, cioè dalla Svizzera un mese fa mi chiesero di avere praticamente il kit, però senza l'olio, cioè l'olio l'avrebbero confezionato loro, questa è una cosa, come dire, è frode, cioè io non posso vendere un prodotto Thai Puglia dove non so che prodotto c'è dentro, ma per di più non è confezionato nel luogo dove risiede l'azienda, cioè sarebbe frode, cioè andrei in galera praticamente. Quindi non... E qual è l'azienda, diciamo, che produce l'olio per voi? L'azienda è Pellegrino di Andria, ce ne sono, vabbè, Andria ce n'è uno dietro ogni angolo. Ovviamente noi abbiamo selezionato il produttore perché ci teniamo che i clienti siano soddisfatti, quindi abbiamo selezionato i produttori, c'è un rapporto non solo di qualità ma un rapporto anche di amicizia con i produttori. Poi c'è da dire un'altra cosa, che le aziende, poche aziende fanno il private label, cioè nel senso che poi bisogna anche trovare e avere la disponibilità delle aziende che quando ti servono i 20 orci siano disponibili, non dico a bloccare la loro produzione, ma come dire, mettersi a disposizione per confezionare i 20 orci. Quindi spiegavo che quando entro nel frantoio, cioè il mio amico si fa il segno della croce perché, come dire, vado sempre a creare problemi, però poi, cioè, alla fine si può fare, però assolutamente non può essere venduto. Ci sono casi di personalizzazione, cioè tipo i ristoranti spesso all'estero richiedono di abbinare al marchio Thai Puglia anche il loro, quindi lì si va in produzione con le ceramiche, con la decalcomania, con il marchio anche del ristorante, quindi diventano anche personalizzati. Poi è diventata anche, io non ci avevo mai pensato, un'idea per le bomboniere di matrimonio. Se bomboniere di matrimonio ne abbiamo fatti ultimamente 5 che si sta concludendo ora, non della zona, tutti del nord, insomma, perché in zona, oppure sono persone che prevalgono, io poi faccio delle piccole analisi per capire anche, sono i pugliesi che stanno fuori e che quando vedono il prodotto, come dire, hanno comunque una simpatia per il prodotto e quindi vogliono acquistarlo e quindi questo è. Vi faccio vedere ora. Leonardo, avrei un'altra domanda. Sì, sì. Ah, ok. Allora mi siedo. Sì, poi ti passo il microfono. Trattandosi appunto di prodotti alimentari,
Quindi hai dovuto attrezzarti per questo, quindi ci sono delle norme specifiche. Sì, per vabbè, poter commercializzare. Io non tocco il prodotto, comunque ci sono delle norme come rivenditore, perché sono iscritto a Camera di Commercio, quindi c'è tutta una serie, però io non maneggio il prodotto, anche perché maneggiare il prodotto, nel senso confezionarlo, assemblarlo, eccetera, io non posso mettere mano perché non ho come dire, né gli spazi a norma e né i macchinari. Quindi a me lo il prodotto l'azienda mi viene... per te? Sì, sì, l'azienda lo fa per me, sì, sì, sì. Quindi io, l'azienda che produce l'olio? Che produce l'olio. E... Io ricevo, consegno l'orcio che mi faccio produrre e poi lo ricevo in questo modo, lo ricevo. Cioè già confezionato, ovviamente quando confezionano ci sono sempre io, perché sto attento a vedere, perché poi c'è una problematica sugli orci, questi sono tutti fatti a mano. Quindi è uno diverso dall'altro e questo è un problema, diciamo un problema ma non è un problema, perché devo prima selezionare tutti quelli che entrano nella forma, perché la forma è già stata fatta prevedendo, diciamo, più o meno un mezzo centimetro, un centimetro in più, però ci sono alcuni che vengono, che so, un po' più cicciottelli, un po' più... e quindi a un certo punto li devo mettere da parte, quelli vengono venduti senza scatola. Prima non vendevo orci senza la scatola, perché il progetto è quello e quello doveva essere. Poi quando è nato questo problema, come abbiamo fatto virtù, diciamo, quindi tutti quelli che non rientravano nella scatola, abbiamo creato una linea a parte dove può essere acquistato senza il... Ovviamente diventa più economico, gli abbiamo differenziate le linee, che questo viene venduto proprio così, c'è solo un adesivo sul retro con le indicazioni per legge. Invece l'orcio che è nella scatola ha tutto ha l'etichetta stampata a mano, cioè ha un valore un valore maggiore, un'importanza maggiore. Quindi. Però ci sono, per esempio, rivenditori, negozianti che lo preferiscono in questo modo. Perché questo, oltre ad essere costoso, è specifico per i regali. Cioè in un negozio non si vede il prodotto, quindi è particolare come... Senti, il costo ora non ricordo esattamente perché dovrebbe essere il piccolo, però comunque se andate sul sito, lì ci sono poi tutte le informazioni. Dovrebbe essere, cioè il grande intorno ai 36 euro, il grande, il mezzo litro con la scatola. Invece il mezzo litro senza scatola sono circa 15 euro in meno, occhio e croce, quindi ad occhio, ora non ricordo esattamente. Poi i prezzi ora... come dire, il buon Pasquale forse sa che l'olio, cioè, è un problema, perché io non ho ancora variato i prezzi, però c'è già il 30-40% in più, però è imbarazzante, perché andare a cambiare i prezzi con clienti che hanno dei listini, allora cosa succede? Che per un periodo stiamo aspettando che la situazione si stabilizzi per far sì che decidiamo se aumentare o meno. Ora è rimasto tale, nella vendita si perde, però, come dire, si accontenta il cliente, cioè non si, anche perché poi l'aumento è sostanziale, sono 1,50 euro, 2 euro a bottiglia, che, come dire, 2 euro sono 2 euro, perché poi alla spesa dell'orcio si aggiunge anche la spedizione, quindi arriva anche ai 40 euro, quindi il prodotto. Quindi questa è un'altra nota importante, perché alcuni produttori, alcuni amici, anche in agenzia, alcuni clienti, cioè si meravigliano, dice, ma riesci a vendere mezzo litro di olio anche a, come dire, a 36 euro, a 40 euro. Cioè, probabilmente questa è la riflessione da fare, questo è un messaggio agli imprenditori. Cioè, basterebbe un'idea, ecco ora il valore aggiunto, il design, la ricerca, lo sviluppo di determinate cose per far sì che il prodotto, come dire, abbia un valore... non reale ma superiore al reale, quindi avere dei ricarichi interessanti, è ovvio che poi non è un prezzo fatto a caso, perché è tutto fatto a mano, quindi probabilmente quel prezzo, se dovessi fare dei calcoli reali, probabilmente è anche basso, però poi diventerebbe fuori, già lo è un po' fuori mercato, perché è di nicchia, io lo riconosco, lo so che è di nicchia, per quello i pezzi sono pochi. Quindi, però va bene così, nel senso che penso che è bello lavorare non di quantità ma di qualità, quindi i pochi pezzi, guadagni il giusto, ti fai i tuoi pezzi, quindi non devi avere
come dire, grandi investimenti, grandi spese, investimenti economici, perché poi, come dire, l'orcio, cioè, si acquistano e bisogna pagarli, il cartone bisogna pagare, tutto in anticipo, spesso e volentieri, quindi per piccole quantità ti fanno pagare immediatamente, quindi ci sono degli investimenti. Però è bello lavorare così, anche perché è tutto rapportato alla mia organizzazione. Cioè, essendo uno, cioè non può, uno, due, diciamo tre persone non possono, come dire, svolgere il lavoro, non so, per ordini che possono superare i 1.000 pezzi, 1.500 pezzi. L'obiettivo è quello, perché quest'anno abbiamo calcolato 500 pezzi, che sono pochi, per noi sono, cioè, una cifra esorbitante. Però ci piacerebbe per l'anno prossimo da 500 passare, che ne so, 700 pezzi, dai 700 ai 9, poi 1.100, cioè, quindi organizzarsi, quindi sperando che di portare avanti l'impresa, quindi di avere il tempo e di poter dedicare più tempo al progetto. Dedicare tempo al progetto perché i risultati si vedono, e quindi è un peccato che il progetto possa, non dico morire, ma, come dire, non dare quello che potrebbe dare, non, cioè non restituire quello che potrebbe dare. Un'altra cosa, se puoi anche soffermarti, perché noi ne abbiamo parlato, e anche degli altri prodotti. Sì, è vero, dimenticavo, perché poi c'è da dire che proprio da quest'anno, da quando abbiamo cambiato la forma, abbiamo deciso di portare avanti solo il progetto dell'olio. Cioè concentrarsi su un progetto. Questo perché? Perché tutto nasceva da quel famoso ordine parigino, dove insieme all'olio loro chiedevano anche altri prodotti. Avete i taralli, avete, cioè, i soliti prodotti, quelli. Noi al momento ovviamente ci siamo organizzati per, e abbiamo messo su una linea che c'erano anche i taralli, le trecce con le mandorle, ovviamente con la massima selezione dei produttori, perché per esempio i taralli, questi sono fatti a Palo del Colle, da un'azienda che li fa, sono bolliti, ed è una tipologia che in pochi fanno, perché comunque va via tempo, costano di più, il mercato non li vuol pagare, e questi ragazzi stanno in crisi, nel senso che dice, noi facciamo un buon prodotto, slow food, le attenzioni, non mi ricordo come si chiama, presidio slow food, cose, eccetera, eccetera, però noi non riusciamo a venderlo. E quindi queste poi sono altre problematiche, quindi fatti a mano, taralli bolliti. Quindi avevamo la treccia con le mandorle, i taralli e i nodini, tutti fatti a mano, piccolini. Poi avevamo anche, ci sono gli oli aromatizzati, questi qui, qui c'era la confezione, questa è quella che viene richiesta come bomboniera spesso, anche se non lo facciamo più. Infatti questa è proprio dove noi corrediamo la bomboniera di due timbri, cioè ci sono le iniziali e il timbro della data, la data del matrimonio. Quindi no, il progetto non viene, come dire, comandiamo noi, nel senso che non ci sono cose aggiunte. Spesso se avete richieste un po' strane, cioè tipo la prima persona che ci chiese come bomboniera erano di Como. A loro piaceva molto, però dice, ma non ci puoi stampare tipo un'illustrazione del lago di Como? Dissi, vabbè, il lago di Como, Tai Puglia, cioè non lo so. Ah sì, è vero. E vabbè, poi, quindi è successo, succedono di queste cose qua. Questi sono gli oli aromatizzati, dove ogni bottiglia ha un numero, 1, 2, 3, ed è limone, peperoncino e poi erbe mediterranee. Qui ce ne sono tre. Qui andava via un sacco di tempo perché bisognava confezionarli, bisognava fare un sacco di lavoro. Però, ripeto, l'abbiamo fatto fino a dicembre dell'anno scorso. Poi abbiamo deciso di concentrarci sull'olio. Poi c'erano anche i patè e i sughi. Questa è la scatola dei patè e dei sughi. Cioè tre tipi di sughi, basilico, olive e al peperoncino. E poi patè di pomodori secchi, di carciofi e di olive, diciamo quelli più richiesti. Un'azienda di Foggia, dove lì ci sono molte industrie che fanno questo tipo di prodotto, sempre selezionata, grande azienda, che si chiama, se non sbaglio, Graco, si chiamano. E niente, questa era la confezione che noi facevamo. Questa veniva poi sempre timbrata, io ne ho trovata una, perché non la produciamo più, ne ho trovata una in bottega, quindi l'ho voluta portare.
quindi con il bocca, quindi tutta una serie di prodotti. E con questa è una piccola parte, perché volendo e potendo si potrebbe allargare all'infinito. Quindi, ah, poi avevamo la pasta anche, quindi avevamo le orecchiette e i paccheri, sempre con questo tipo di packaging. Cioè dove nell'olio mettiamo la bustina con le foglie d'ulivo e qui il grano pugliese che viene utilizzato per... perché poi loro, i produttori, certificano l'utilizzo del grano pugliese. Quindi era importante metterci e quindi farlo vedere. Questa è stata anche un'altra carta vincente, anche come dire, un'idea, se vogliamo, anche banale. Però questa cosa qui ha colpito molto, perché cioè, noi certe cose le diamo per scontate. Invece per chi, che ne so, non ha mai visto neanche un albero di ulivo in Svizzera, cioè vedere la bustina con le foglie, cioè è emozionante per loro vedere, cioè, e loro poi fantastico, dicono, ah, queste sono le foglie dell'albero da dove abbiamo preso le olive che sono state fra, cioè poi ognuno può costruire quello che vuole, noi non lo diciamo ovviamente perché comunque sono foglie, cioè, io ho personalmente degli alberi che ormai sono spelati completamente perché ogni volta vado a tirarli via e quindi questa è stata un'altra, cioè un'altra cosa simpatica che ha colpito i clienti. Però ripeto, gli altri prodotti li abbiamo per ora fermati. Ma questi ragazzi hanno venduto un po' di più nel momento in cui... Ma io non ne ho venduti tanti, devo dire che non ne ho venduti tanti, perché il ricarico sui taralli è molto molto basso. Quindi perché poi il tarallo, cioè, c'è tutta una serie di cose che ho scoperto perché facevo e faccio un altro mestiere, però poi mi sono imbattuto poi a capire realmente i costi che devi calcolare affinché raggiungi il prezzo finale, perché comunque i taralli ti devi mettere in macchina, devi andare a Palo del Colle, benzina, poi devi ritornare, li devi confezionare, cioè insomma alla fine, cioè, noi questi qua li vendevamo, se non sbaglio, intorno ai 3,50 euro, ma li compravamo a quasi 2 euro, cioè guadagnare 1,50 euro, nel senso che non è che è poco, però per guadagnare ne devi vendere tanti, cioè devi fare almeno un pallet, cioè delle intere scatole. Invece tramite il sito mi dicevano, allora, uno di quello, uno di quest'altro, un pacchetto di taralli e la cosa diventava sempre più difficoltosa. Infatti i sughi che scadevano anche presto, perché essendo senza conservanti naturali, olio extravergine d'oliva, ovviamente dopo un po' di tempo li ho dovuti buttare via. Quindi approvvigionamento, quindi prodotto che deteriora, e quindi tutte queste cose qui ci hanno fatto decidere, parlo a plurale per far vedere che abbiamo deciso che la politica aziendale... Quindi è stata, comunque, alla fine era dispendiosa. Quindi abbiamo detto, ci concentriamo ora sull'olio e vediamo un po' che cosa si può fare di più sul prodotto olio. E infatti i risultati sono arrivati. Che abbiamo cambiato il disegno. Prima di cambiare avevamo testato la cosa con i nostri clienti. La cosa era piaciuta, volevano altri colori, abbiamo aggiunto i colori. I colori li abbiamo fatti quasi scegliere i clienti, perché alcuni volevano i vecchi colori, quindi il celeste è rimasto, il rosso è rimasto, il bianco è il must, cioè quello che va sempre di più, perché forse ricorda di più la pugliesità. E quindi abbiamo costruito. Poi la capsula nera, prima era più corta, l'abbiamo fatta più lunga. Questa è un'altra cosa che chi me lo confeziona, mi bestemmia ogni volta, perché le capsule sono più lunghe, quindi bisogna tagliarle a mano fino a un certo punto, calcolando, perché la capsula è termoretraibile, quindi bisogna calcolare quel tanto che poi non crea questo difetto. No, il tappo sono delle plastiche speciali ed è un tappo salvagoccia versatore, quindi sì, perché si tira via, dicevo prima che cioè il bello è proprio che io le utilizzo a casa, le metto anche nella lavastoviglie, cioè la metto così al contrario, la lavo e la ricarico di nuovo con il refill. E quindi... Sì, queste sono, sì, smaltate. Sì, per igiene. Perché? Il prodotto cosa? Io l'unica cosa che posso dirti è che questi sono colori apiombici.
perché i colori che si usano, forse ci può aiutare anche, i colori che si utilizzano per la ceramica contengono del piombo, quindi non possono stare a contatto con gli alimenti. Questi colori sono apiondici per uso alimentare. Hanno un piccolo difetto, nel senso che i colori apiondici non sono brillanti come quelli, quelli con il piombo. I piatti determinati sono un po' leggermente più spenti, però alla fine, cioè, è una cosa che mi hanno detto, ma che a me non interessava, nel senso che i colori che avevamo scelto sono questi e questi abbiamo avuto. Il rosso è brillantissimo, è un bel rosso alla fine. L'arancio anche. Questi sono già colori caldi, diciamo un po' più spenti, questo verde malva, questo è anche nuovo, che è stato introdotto anche da poco. Quindi questo è quanto. Dimmi. Come mai la scelta? Come mai la scelta dello stile typography? Cioè, è perché questa è, perché dicevo, è un gioco, nel senso che questa era una mia passione, è la mia passione. Cioè, mi piace stampare. Infatti per la prima volta nel nuovo sito abbiamo introdotto, e ci piacerebbe anche portarla molto avanti questa sezione, cioè c'è la stampa di materiali, cioè noi stampiamo, per esempio le etichette sono stampate da noi, cioè non vado in tipografia, cioè abbiamo fatto realizzare, perché puoi fare caratteri così piccoli, certo sì sono appassionato di tipografia, però non è che non sono molto bravo, cioè ci vorrebbe un professionista, cioè caratteri così piccoli esistono, però cioè, vengono messi proprio con la pinzetta, io l'ho visto fare. Poi abbiamo fatto realizzare il cliché, lo mettiamo in macchina e stampiamo le queste sono stampate a mano. Guarda, forse la cosa, non so se ti può offendere o ti può far piacere, mi dà molto dello stile di David Carson. Sì, Carson tempo fa, quando lui utilizzava, anche se lui li sporcava con il computer, sì, no, ma il grande Carson. No, assolutamente. Poi abbiamo. Cioè io personalmente nel mio lavoro, noi lavoriamo anche guardando gli altri, i grandi. Cioè David Carson, nel periodo in cui è nato con la sua grafica, ha sconvolto, sì, ha esagerato, ha creato comunque un momento in cui dice ma questa cos'è, una porcheria o è una cosa artistica? Perché lui amava mettere le cose una sull'altra, sporcate, dei macelli. Però, come dire, qualcosa di buono l'ha fatta. Cioè, non è tutto da... A me mi è piaciuto molto. E mi ha ispirato molto, devo dire. Però chi mi ha ispirato maggiormente sono i vecchi tipografi che ho conosciuto, che si mettevano in tipografia, ho fatto dei corsi, e i corsi attualmente li fanno comunque gli anziani, quelli che detengono ancora l'arte del... Ho una piccola macchina da stampa, un tirabozze, 35-50, li facciamo le cartoline. E dicevo, nel sito abbiamo introdotto anche lì una parte, come dire, chiamiamola delle edizioni, no? Quindi delle cartoline, ci piacerebbe fare dei libretti, dei poster, delle cose stampate. Quindi per completare il progetto e anche per far sì che non venga dimenticato, perché spesso accade che passa quasi in secondo piano, però è stato quello l'inizio del... Infatti quando è stato anche creato, diciamo, l'etichetta, cioè questa è fatta realmente su carta con dei caratteri reali, cioè di tipografia. Non avevamo una lettera, l'abbiamo messa al contrario, perché spesso accade in tipografia, cioè i vecchi tipografi facevano così, quando mancavano le lettere, o se le ritagliavano, tipo da là tagliavano la parte centrale e ottenevano la V e la mettevano al contrario, perché bisognava, come dire, organizzarsi e... Quindi questa nasce, come dire, è tipografica, che poi è stata, come dire, una volta fatta su carta, è stata poi scansionata, cioè, vabbè, con i processi che ci aiutano oggi a portare... Quindi la tipografia è sempre il punto di partenza, perché, come dire, era una passione, poi dalle... sinceramente non so neanche come, proprio la scintilla, però è stata quasi fisiologica la cosa, perché il mio lavoro... Cioè già progettavo in agenzia, più avevo questa passione per la tipografia. La passione, diciamo, anche per il mangiar bene, non è che sono un chef, però mi piace scegliere le cose, girare, comprare prodotti particolari. E quindi questo insieme, poi la voglia anche di lavorare con le mani, sporcarsi le mani, poi alla fine, diciamo, è nato così il progetto, sintetizzandolo proprio.
Sì. Sì. Mentre per la scatola, se è possibile un po' una descrizione di, che ne so, il taglio, se è un taglio laser, un taglio sì, manuale. Il taglio no, non è laser, perché poi dalle nostre parti non ci sono tagli laser, perché per tagliare il cartoncino deve essere un laser molto molto speciale, perché sennò viene, non so se l'avete mai visto, vengono le bruciature. Quella è una cosa che si ottiene con un laser di quelli che costano, diciamo, l'ira di Dio. Quindi penso, poi non lo so, io ho fatto una ricerca ma non ce ne sono, però alla fine a me non interessava questo. Queste vengono fatte a plotter da taglio. Plotter da taglio, anche qui mi inginocchio quando me li devono tagliare, devo aspettare i tempi, perché non è un'azienda che lo fa, perché io mi sono rivolto alle aziende che lo fanno per mestiere e mi hanno chiesto cifre esorbitanti. So che mi sono rivolto invece a un'azienda che non lo fa per lavoro, ma lo fa per creare dei prototipi. Allora, siccome le macchine costano molto, allora a un certo punto hanno unito l'utile al dilettevole. Cioè la macchina, quando non fa prototipi, che ne fanno pochi, la mettono in produzione. Io faccio arrivare il cartone da loro, e loro quando hanno un po' di tempo mi tagliano il cartone, pagando, però non i prezzi che... Perché diciamo Il costo finale che mi chiedevano anche prima, cioè viene fuori anche da questo, nel senso che può sembrare un... cioè i materiali costano, cioè costa il cartone, questo costa parecchio. Ora stiamo sperimentando lo stesso, l'alveolare di colore nero, completamente nero, e che è una cosa, è una favola, nel senso che sarebbe bello lasciarlo nero e far sì che possa essere disegnato con i gessetti o già prestamparlo con il colore bianco, serigrafico. Però tu pensa che un foglio di 3 metri per quasi 2, no, 3 metri per 1,80, una cosa, costa intorno ai 60 euro più o meno. Quindi quando io da questo foglio ottengo, cioè ogni scatola cioè è invendibile, cioè diventa invendibile. Cioè, noi, praticamente quel foglio ti basta per... No, diciamo in un foglio, dipende dalle dimensioni, però calcola che ogni scatola, la grande, per la mezzo litro sono 11 pezzi, da un foglio vengono fuori, se non sbaglio, 7 scatole più o meno, quindi cioè, la resa è bassissima, quindi di queste più piccole un po' meno, però per dire, cioè, la scatola ha un'enorme influenza, tant'è vero che la cosa bella potrebbe essere quella proprio di, cioè se l'azienda va avanti, cioè ovviamente di metterla in casa, una macchina da taglio, però una macchina da taglio delle dimensioni che ho detto prima, se qualcuno se ne intende, cioè può costare anche 50-60 mila euro, quindi cioè non è che, cioè deve produrre veramente, la devi mettere lì dalla mattina alla sera, quindi non per 500 scatole, quindi per ora la dimensione... È giusta, nel senso che so di pagarlo, so che chi me lo taglia mi fa aspettare un po' di tempo, ma non prende tanto. Gli orci anche, chi me li fa, come dire, non è l'ordine di 10.000 pezzi, ma è l'ordine di 500, quindi costa un po' di più, però alla fine quindi ci troviamo. Posso? Vi faccio vedere subito. Questi poi avevo portato giusto qualche libro, cioè anche da qui poi diventano fonti di ispirazione, perché poi sì, sono un feticista in questo, ne compro in quantità industriale di libri che poi utilizzo anche nel lavoro. Allora, vediamo un po' questa roba. Sembra che sto, sai, lo chef che sta preparando... Allora, iniziamo da quello più grande, da questo qui. Allora, il lavoro che faccio, un po', che poi, cioè, durante la lavorazione comunque stiamo anche attenti, cioè anche chi mi aiuta, cioè che comunque non siano rovinate le scatole. Quindi c'è prima questo lavoro di foratura. Sì. Se vuoi levo anche queste...
quindi allora. Pronto, sì? Quindi c'è questa la foratura, questi poi vengono. Ah, poi c'è da dire che è una cosa carina, poi un mio amico, siccome erano tanti gli scarti, lui raccoglie tutto quello che viene, non buttato via, scartato, cioè ha un magazzino dove raccoglie sedie vecchie, mobili, tra le tante cose, senti, ho dei pezzi, non è che ti possono essere utili. Proprio l'altro giorno, infatti lo pubblicherò su Facebook appena posso, cioè ad Acquaviva ha fatto un laboratorio con dei bambini, ogni bambino ha disegnato una sagoma e hanno tappezzato la biblioteca, non so se comunale, non so di dove, la biblioteca dei bambini, e quindi l'hanno fatto i bambini stessi, quindi hanno fatto un laboratorio, li hanno disegnati, ho delle foto dove le pareti sono fatte con queste sagome. Quindi devo dire un buon utilizzo. Vabbè, io poi alla fine sono veloce a farlo. Sì. Questo è il lavoro che poi ogni volta che. Aspetta, lo faccio. Metto un po', se no ho paura che non veda lo stream. Adesso è bello preciso. Cioè, perché poi al prezzo del cartone, al prezzo del taglio, se dovessi mettere anche il prezzo del tempo che uno sta, cioè. Ed è per questo che forse, come dire, nessuno ha imitato ancora la cosa, che dice, ma che è sto cretino, sta a perdere tutto sto tempo. Comunque ci sono, dimmi. L'idea della lampada abbiamo già subito? No, subito no. Quando, come dire, le montagne di cartoncini diventavano, certo non è che ne facciamo tanti di lumi, però spesso li regaliamo, qualcuno l'abbiamo venduto. Sì, no, ma comunque l'utilizzo del cartone, cioè, ora è diventato, cioè, fanno. Ma per questa ragione, poi io ho parlato anche con un consulente, mi ha sconsigliato di brevettarlo, registrarlo, perché all'inizio ho pensato, però, come ogni progettista, no, vuole tenere la cosa. Però sono convinto anche che i valori poi sono altri, cioè non basta solo copiare. Io per esempio ho ricevuto anche in regalo quest'estate, un room, un qualcosa, che la scatola era fatta non con questo, con quello più piccolino, ma era una roba grossa così, cioè veramente ho detto, ma cioè, chi l'ha assemblato? Cioè, non lo so, o era un cinese, qualcuno, perché era un'enormità di strati. Poi non so se ci sono proprio dei macchinari. Certo, era una bottiglia che sicuramente costava, quindi diciamo ci stava tutto il. Allora, questa è la scatola, pronta. A questa poi cosa faccio io? C'ho i miei bei timbretti. È standard la cosa. Quindi una dietro, come un bravo segretario, sì, diciamo quasi pseudo-industriale. Questa qui è la scatola, poi mi preparo il coperchio. Eccola qui. Quindi la scatola è pronta, poi c'è la bottiglia. Alla bottiglia prepariamo le etichette stampate a mano e poi numerate. Questo è un numero reale che io porto avanti ogni volta. Così, vabbè, ci sono tutte le informazioni.
All'epoca non sapevo esistesse il timbro automatico, quello che invece ogni volta, anche questo è a mano, timbrato e il numeratore spostato a mano. Quindi questa è, e poi c'è il sacchettino, quindi viene fatto questo lavoro. Da poco abbiamo introdotto l'adesivo, perché la legge vieta l'utilizzo dell'etichetta in questo modo. O deve essere incapsulata, cioè deve essere assicurata la bottiglia, perché può essere che qualcuno può maneggiarlo, cioè leva questa etichetta e ne mette un'altra. Quindi, siccome è brutto, era molto molto antiestetico vedere questa roba qui incapsulata insieme, allora abbiamo pensato di mettere... Infatti questo non ha quasi più senso, questa parte scritta qui, però la lasciamo ugualmente. Questa è, diciamo, la parte più interessante. Quindi questa, ovviamente, io ho già scelto la bottiglia che entra, per non fare figuracce. E poi a questo viene aggiunto il fogliettino, quello lì, questo qui, viene messo all'interno qui. Questa la chiamano il tipografo, non so se è una sua invenzione, la chiama. Ho detto, vabbè, mi fai delle fasce in carta pesce? Ok. Sì, lo utilizzano, sì. Queste sono poi le fasce che utilizzo come sigillo, dove c'è un testo che mi ha scritto un amico, che, diciamo, io lo utilizzo quasi come marchio, l'ha fatta all'inizio, questo: sgombrate il tavolo e pulite bene le mani al grembiule, c'è un'arte antica da riscoprire, abbinamenti da equilibrare con calma e sapienza, per innovare la tradizione e saziare gli occhi, perché un gourmet designer sa assaporare le lettere e leggere i sapori. Quindi, e io l'ho utilizzata da allora. Quindi questa è una volta... prima. Poi un'altra caratteristica è quella che cerco di realizzare materiali che poi vanno bene su tutte le confezioni, perché per esempio la fascia, io basta che l'accorcio da una parte, la posso utilizzare sulla scatola più piccola, sulla scatola quella dei sughi, quindi non ho materiale per ogni, perché sennò, come dire, la spesa diventerebbe ancora più importante. Viene stretto bene. Mi scotto. E poi c'è il sigillo finale. Quindi questo qui è pronto per essere spedito. È a prova di d'urto, nel senso che questa se la possono pure i corrieri, se la possono anche lanciare addosso, perché non succede nulla. Invece quando spedisco gli orci, anche con tutte le sicurezze, spesso arrivano rotti. E quindi questa è... Li ho invitati anche a inviare delle fotografie, spesso su Facebook le abbiamo pubblicate, poi non le abbiamo più seguite perché non tutti la inviano. Però su Facebook ce n'è qualcuna già utilizzata, trasformata e utilizzata. Però bisognerebbe, come dire, incentivare, ogni tanto chiedere, oppure, che ne so, fare uno sconto. Bisogna spingerle le cose. Quindi questa è la scatola che ho fatto. Che altro c'era? Oh, niente, questa è la dimostrazione. Sì, questa qui, la targhetta, e avevamo scelto questo carattere, questa G, che non so perché ci ricordava un'oliva, cioè se uno la vede può immaginare anche un'oliva, che qualcuno mi ha chiesto, ma perché la G? Perché ricordava un'oliva. Vabbè, invece sulle altre, lì utilizziamo, vabbè, una T con un altro colore, quindi questi vengono anche stampati tipograficamente, questi cartoncini, stampati anche dietro, sul retro. Cioè, la G non ha nessun riferimento? No, non ha riferimento. Un riferimento prettamente tipografico, perché è un carattere, uno dei primi caratteri che ho acquistato, e che posizionato in questo modo mi ricordava un'oliva con un po' le foglie, quindi quasi in questo modo, quindi è stata utilizzata questa qui. Da allora è rimasta tale. Ma quelle le inchiostre? Cioè, anche quelle le fai una per volta?
Allora, queste qui fino a poco tempo fa le facevo normalmente inchiostando un po' come un timbro, perché ora invece ci stiamo organizzando per stamparla con il tirabozze, siccome sono un po' di più le bottiglie, invece prima erano poche, allora inchiostravo questa parte qui, poi con il rotolino qui, il rulletto, cioè si stendeva e poi si passava sopra, un po' di pressione come i timbri, cioè un po' il timbro comunque c'è sempre, perché poi anche il metodo più artigianale, più bello esteticamente secondo me, perché dà sempre questa cosa di sporco. Invece la parte di dietro, già qui c'è un'evoluzione dove è stato fatto il cliché. Prima invece anche qui usavamo il timbro, un bel timbro grande, invece poi ci siamo attrezzati con, quando sono diventato un po' di più, certo fare i timbri diventa anche un po'... Cioè, un timbro con tutto il pezzo? Sì, un timbro unico, sì, questo è qui. Sì. Qui invece ne vanno già quattro, ne vanno. Con il tirabozze, no, questo lo utilizzo in macchina. Con questo qui. Cioè, quindi viene bloccato in macchina, poi viene inchiostrato, per chi, come dire, ha visto già, è stato in tipografia, poi appena organizziamo un piccolo corso di tipografia, cioè viene inchiostrato bene, poi viene posizionato, vabbè, con un registro, questo qua, e poi il rullo passa, e quindi viene stampato in questo modo. Vengono lasciati ad essiccare. Quindi questo diventa una cosa un po' più, sì, diciamo, artigianale, ma un po' più industriale, nel senso che, quindi fare con i timbri, poi c'era il timbro, poi non aiuta la lettura anche, quindi dava anche dei problemi di leggibilità. Questo è quanto. C'è un'altra piccolina, la bottiglia più piccola. Questa qui. Per esempio gli scarti li utilizziamo anche quando facciamo delle spedizioni di solo gli orci, li utilizziamo tra una e l'altra anche. Cioè, insomma, in qualche modo comunque li riutilizziamo, sì. Anche perché poi se ci pensi, se vogliamo anche badare all'aspetto quello economico, comunque questo cartone è stato acquistato anche. Quindi, come dire, se lo utilizzi anche all'interno dell'impresa, come dire, è meglio. In questi giorni siamo sponsor di Giacimenti Urbani a Milano. Se qualcuno questo fine settimana è un evento dedicato comunque al riciclo, al riutilizzo, all'attenzione per l'ambiente, ed è un evento che si svolge a Cascina Cuccagna. Lì per esempio abbiamo fatto un baratto, perché poi di sti tempi, come dire, perché loro mi avevano chiesto una partecipazione economica, quindi per inserire il marchio, e io con tranquillità chiesi, dissi, ma invece della parte economica, se facciamo un cambio merce, vi mando del materiale, fu immediata la risposta, sì, va bene. Per di più c'è anche l'interessamento ora di Cascina Cuccagna, che vende prodotti anche, quindi potrebbe anche nascere un rapporto di lavoro, anche se, come spiegavo prima, loro lavorano solo con il biologico. Infatti all'inizio erano un po', senza aver visto il prodotto, erano un po' titubanti. Dicevano, però, ma usate i pesticidi, usate... Mandai tutte le certificazioni, perché chi richiede certificazioni... Le abbiamo, tutte le certificazioni di legge. Vabbè, nel settore alimentare non si scherza. Cioè non, anche se poi sono convinto che per le cose come succede da noi, cioè se c'è un controllo, qualche cosa c'è sempre che non va. Che poi ci sono un sacco di leggi e di cose stupide che... All'inizio, per esempio, era obbligatorio un corso
per chi intraprendeva un'attività con il contatto degli alimenti, no? Però è intelligente se effettivamente uno ha il contatto con gli alimenti, ma se io non ho il contatto con gli alimenti, cioè perché devo fare un corso? Era obbligato. Poi se ne sono accorti l'anno ed è stata abolita questa cosa. Poi erano corsi gestiti da agenzie private, quindi era una roba solo per scroccarmi, mi pare, 500 euro, che non è che li trovi a terra. Allora. Questa è quella più piccolina. Bottiglia più piccola. Che poi il prezzo di quella piccola è leggermente inferiore, perché spesso è difficile capirlo, ma cioè il ceramista, come dire, il prezzo è simile, perché il ceramista comunque il tempo per farla grande o piccola, cioè è quello, cioè, quindi cioè, cosa, utilizza qualche grammo di ceramica in meno, ecco, più piccola è un po' anche più difficile, quindi alla fine è solo una questione di prodotto all'interno, ma che non influisce neanche così tanto. E qui poi c'è l'etichetta, vediamo un po' se ne trovo una. Ho portato la bottega mobile. Eccolo qui. Qui sono le etichette, questa è venuta bella nera. Che è bello che poi una è diversa dall'altra, quindi sia gli orci, le etichette, cioè ogni oggetto è diverso dall'altro. Poi una volta mi sono imbattuto anche in un cliente che è in Olanda, che vende, distribuisce il nostro prodotto, che praticamente per coincidenza era un ex dipendente di un'azienda tipografica. Quindi mi disse che quando vide, perché stava facendo una ricerca, loro vendono oli in Olanda, si emozionò a vedere il progetto, perché anche lui veniva dall'esperienza tipografica, in più vendeva olio, quindi vide per un attimo proprio, come dire, l'insieme di quello che stava facendo, di quello che aveva fatto. E questa è quella piccolina. Quindi quando arriva sempre con il bugiardino all'interno, quindi non viene buttato via nulla. E poi con la scatola, questa è... Questo è anche il paralume, diciamo, ci perdiamo un po' di tempo. Questo l'abbiamo chiamato scartlume, perché è fatto dagli scarti proprio, quindi è venuta questa idea. Questo viene prima fatto a metà, cioè al volo, vi dico anche, cioè vengono incollati quasi a metà, in questo modo, viene tagliato al centro, dove c'è poi il cablaggio, viene sistemato anche il... da fare, quindi poi viene chiuso in questo modo. Vabbè, questo, fare questo è un po' più complicato, bisogna fare un foro, invece l'altro è più semplice, basta fare il foro e quindi esistono anche cavi già sistemati, già fatti. E questo è quanto. Quindi ora... Sì, li ho raccolti... Col passare del tempo, ma no, vabbè, ora come al solito, poi sono i periodi storici, ora vanno molto, molto di moda, vanno, quindi difficilmente si trovano, se si trovano costano tanto, costano. Io è una cosa che faccio da 6-7 anni, quindi sul web, cioè smanettando tipografie dismesse, o chi, che ne so, li ereditava, gente che, so, che aveva i genitori tipografi e quindi vendeva blocco. Però è difficile trovare. Poi, per esempio, una serie così grande che, diciamo, non è facilissima da trovare, fece un corso a Perugia in una tipografia, no Perugia, sì, vabbè, lì da quelle parti, e lo stesso tipografo, conoscendo altri tipografi, cioè aveva quasi un commercio di queste cose, perché lui conosceva, quindi si creano proprio dei mercati sommersi di questa merce. E c'aveva un posto in campagna pieno di, cioè un paradiso.
però sembrava quasi la droga, cioè che andavamo lì tutti questa cosa scura, questi li voglio io, perché poi quando li vedi tutti sporchi, pieni di pollo, è affascinante, è bello. E questa è una serie che presi lì, poi durante i corsi oppure sul web trovai per esempio il tirabozze e una cassettiera intera con i caratteri da una tipografia dismessa sarda. Quindi feci spedire dalla Sardegna la cassettiera bella grande. E poi il tipografo mi regalò anche un tavolo che loro utilizzavano per lavorarci. Insomma, feci un bel carico, il tirabozze, che non è facilissimo trovare. E qui feci tutto un carico e quindi li ho raccolti tutti insieme. Ora sono tutti in un posto, prima erano un po' sparsi qua e là. Però poi ho anche alcune serie di piombo, anche se il piombo c'è stato... Cioè, questi sono tutti legno? Sì, questi sono di legno, sì. Sono fatti in legno di pero, che è quello più robusto, che non subiscono dilatazioni oppure restringimenti durante l'utilizzo, quindi rimangono, sono belli, belli fermi come... È tutto legno inciso. Sì. Proprio l'altro giorno leggevo un articolo dove sempre la passione per la tipografia ha fatto sì che alcuni designer, giovani designer, non so di dove, era un articolo che leggevo, con queste stampanti 3D, cioè realizzano con queste stampanti dei caratteri inventati da loro e poi questi caratteri inventati li utilizzano come si usava prima, cioè in tipografia, se li montano e fanno quindi caratteri anche molto tecnologici, molto, molto particolari. Quindi è bello come poi l'utilizzo della modernità venga utilizzata poi in un modo antico. Cioè, quindi i caratteri fatti con tipo, non so, cose tipo plastiche, queste, però fatti col plotter, con stampanti 3D e poi utilizzati, inchiostrati come questi qui. Questi sono, non se ne trovano tantissimi, perché poi in due periodi storici sono scomparsi, perché c'è stato il periodo in cui, c'erano quelli di legno, poi con l'avvento del piombo tutti i tipografi tendevano a buttare via questi, quindi molti tipografi con cui ho parlato, ora ho appuntamento con uno che sta sul Gargano, cioè cosa facevano? Li utilizzavano come carbonella per riscaldarsi, quindi li portavano a casa, quando c'avevano le cose, le fraschere, come si chiama, le braccine, e quindi utilizzavano, anche se non so cosa si respiravano, perché cioè, pieni di sostanze altamente tossiche. Poi c'è stato il piombo, dove un periodo il piombo è stato vietato perché era velenoso, quindi furono invitate tutte le tipografie a dismettere il piombo, quindi passavano proprio, c'erano delle aziende che ritiravano i caratteri. Poi è stato il momento in cui poi c'è stato il digitale, quindi si facevano le pellicole, reprocamere, tutte queste cose qua, e poi cioè, per chi sa di quello che sto parlando, che sto dicendo, cioè sa il percorso, e quindi sono scomparso. Quindi il piombo è raro, che si trova il legno ancora di più, è ancora più difficile trovarlo. Se ne trovano molti nei mercati inglesi, dove in Inghilterra ci sono state le più importanti tipografie, sia in Inghilterra anche in America. In America ci sono molti musei che conservano, però in Inghilterra nei mercatini è facile trovarle, però cioè, costano tantissimo. Cioè, ogni carattere, poi a seconda della misura, sul web possono arrivare anche, cioè, il pezzo, tipo anche una cosa del genere, anche a... possono essere 12-13 euro il pezzo, quindi quelli piccolini possono essere 2-3 euro. Facendo un calcolo che almeno si ha bisogno di un alfabeto completo, non dico come, ma deve essere almeno il doppio per avere le doppie, eccetera, quindi immediatamente i prezzi. Ma comunque in Italia ci sono anche dei bei musei, ci sono musei e molte aziende tipografiche che stampano su commissione. Cioè, questo è il mio sogno, però, come dire, non è una cosa fattibile dalle nostre parti, cioè non attecchirebbe una cosa del genere, dove, come dire, si bada, quando si parla di stampa, si bada al risparmio, quindi sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Infatti le tipografie di cui sto parlando si trovano a Milano, Padova, allora, dove c'è una piccola utenza, però riescono a lavorare
per eventi, per... In Puglia c'è una cosa straordinaria che io non ho visto, ma ho visto le fotografie, spero il prima possibile, ad Altamura. C'è un'antica tipografia che è diventata museo, perché se non sbaglio è stata donata, qualcuno l'ha vista, no? È stata donata al comune. C'è ancora un tipografo che tiene in ordine le cose, cioè, io ho visto delle fotografie, sembra veramente un altri tempi, cioè, sembra di entrare in un'altra dimensione, perché è enorme. Poi tutte le pareti sono tutte tappezzate, tutti gli stampati che faceva la tipografia, qui dai biglietti, le locandine dei teatri, tutte queste cose qua, tutte tappezzate. No? E poi c'è un'infinità di macchine e caratteri a buttare proprio. E spesso fanno i corsi lì, corsi di tipografia. Diversi amici miei sono stati, li organizzano, perché c'è la possibilità di poter far lavorare molte persone, perché la cosa brutta, che uno fa il possibile, cioè se uno fa un workshop di tipografia, cioè se che ne so, ci sono 30 persone, 40 persone, cioè non possono stare su una macchina, allora devono esserci almeno quelle due, tre macchine, così si fanno dei gruppi. Io sono stato a un corso, sempre lì vicino a Perugia, dove la macchina era, ce n'erano due macchine, eravamo una dozzina, quindi riuscivamo a fare due gruppi, quindi ci alternavamo, ognuno di noi aveva fatto una composizione tipografica, però lì c'è più di una postazione, quindi c'è la possibilità di fare e di costruire, cioè, delle cose meravigliose, perché non hanno solo i caratteri, hanno i simboli, le cornici, cioè delle cose introvabili. E lì c'è anche l'omino, che è il custode, che se le pulisce, dice che è pure uno, diciamo, piuttosto nervoso, perché probabilmente, giustamente, lo infastidisce il fatto che tutti questi cristiani mettono le mani, e quindi vuole fare lui. Oppure se, mi ha raccontato un amico, vuoi fare qualcosa di particolare, non dico la Carso, ma sai, vuoi sovrapporre i caratteri, cioè, no, ma che è sta roba, ma che siete in bacio, è sacrilegio, dice, ma che stai a scherzare, quindi... C'è questa. Però non ricordo bene come sia, però si può cercare Altamura, antica tipografia, viene fuori immediatamente. Quindi vogliamo fare se c'è qualche domanda sono a disposizione. Cioè, ripeto, è una piccola esperienza, la piccola esperienza, la mia, e questa è stata un'occasione per raccontarla e niente. Ho avuto il piacere, comunque alla fine, cioè, un po'. È stata dura, però vedi, una volta che... c'era comunque l'idea di realizzare questa cartolina, no? Quindi come vogliamo organizzarci? Sì. Allora, insomma, un po' abbiamo pensato per... per realizzare una cosa anche inerente, no? Il luogo dove c'eravamo, un po' per utilizzare lo stile Etai Puglia, approfittare appunto della presenza di Leonardo, di elaborare appunto di lavorare intorno a una ricetta che qui era, sta funzionando? Sì, si sente. Una ricetta qui del ristorante di Vita Pugliese, quindi abbiamo chiesto alla chef di indicarci una ricetta, e poi su questa ricetta Leonardo ha elaborato un progetto, diciamo, di grafico, di impostazione appunto del testo. Con in funzione dello stream. Quindi è stata scelta questa ricetta, prego, così la puoi leggere. Sì, allora, chiamiamola chef. Scherzo, è molto riservata. Sì. Allora, io adesso insomma stanno lavorando per stasera. Quindi. Allora, sono spaghetti di zucca marinati, quindi ci sono gli ingredienti, poi il procedimento e qualche nota sul piatto. Zucca, pepe rosa, succo di lime, sale fino integrale, olio extravergine d'oliva, ho aggiunto Thai Puglia, diciamo, per deformazione. Procedimento, affettare la zucca a spirale, così da ricavare degli spaghetti e riporli in una ciotola. Preparare la marinata con tutti gli ingredienti e versare sulla zucca. Un modo diverso per preparare la zucca sia come contorno che antipasto, ma anche piacevole scorta di vitamine A e C, beta carotene e sali minerali.
Quindi questa è la base, poi la parte bianca possiamo personalizzarla poi con i timbri che sono a disposizione. Sì, allora, e per spiegare ancora meglio, diciamo per dare qualche altro dettaglio, a partire da questo, quindi questo è stato il lavoro fatto da Leonardo proprio per forchette di cartone, per questo laboratorio, e quindi poi abbiamo stampato con Vita Pugliese le cartoline. Adesso c'è la possibilità, diciamo, l'idea era quella di utilizzare anche un tempo per provare un po' appunto ad utilizzare diciamo il metodo. Uno dei metodi, perché poi la macchina tipografica era impossibile portarla. Sì. Ci avevamo anche pensato, però era impossibile per ragioni varie. E quindi, insomma, abbiamo però creato dei timbri. I timbri sono stati realizzati, diciamo, su dei disegni, che comunque delle illustrazioni che aveva elaborato Leonardo, e poi su quelli abbiamo realizzato i timbri. Quindi adesso possiamo fare in questo modo, magari. Io posso farle vedere anche, ne faccio qualcuna. Aspetta, prendo qualcuno. Ah sì, devo farlo. Dove lo faccio? Ah. Un materiale gommoso attraverso il quale scolpendo è possibile fare. Sì, specifichiamo questa cosa anche, che i timbri adesso tanto poi li faremo anche noi, adesso serve, facciamo in questo modo, cioè facciamo questa dimostrazione in cui appunto si può vedere anche chi segue lo streaming, e poi ci sarà una parte invece più pratica per noi. Una precisazione, i timbri sono di due tipi, ci sono i timbri, quelli che noi abbiamo fatto fare appunto da una ditta che produce timbri direttamente sul disegno, e poi c'è stato un gioco che insomma abbiamo fatto noi rispetto anche all'altro laboratorio, quello che abbiamo fatto con Edizioni Precarie e Carmela D'Achille, che ci ha diciamo illustrato come lei utilizza appunto i timbri fatti con l'Adigraph per il suo progetto di Edizioni Precarie, e quindi abbiamo sperimentato diciamo quella tecnica per, come dire, per creare qualche altro timbro per giocare in più persone. Okay. Però adesso facciamo, sta lavorando Leonardo. Sì, io faccio una mia composizione, poi ognuno la può montare come vuole, cioè il gioco era proprio quello. Ce n'è parecchio lì. Che altro c'era? Ah, la bottiglia dell'olio, la verde, facciamo l'azzurro. E poi prendiamo un altro. Questi erano quelli che hanno provato loro a fare con il sale. Sì, hanno provato, sì. Poi che altro c'era? Ce n'era un altro. L'anno abbiamo fatto, alla zucca, facciamo verde. L'alternativa, dicevamo appunto, è con, per farli a mano anche i timbri, noi abbiamo utilizzato quanto appreso con Edizioni Precarie e con Carmela, quindi utilizzando semplicemente l'Adigraph e provando a riproporre quella che era la forma, il disegno proposto da Leo, quindi tagliando più con la sgorbia. Non è detto che devono esserci tutti, basterebbe soltanto, e applicando poi sul legno per il supporto appunto al timbro. Basta così, questo lo lascerei proprio così semplice. Qualche altra? Ah no, questa è quella di scarto. Ne prendo qualche altra. C'hai i tuoi timbri? Thank you.
Va bene, faccio quest'altra e poi lascio a voi il divertimento. Questo è stracolmo. Pensata solo sul retro per lasciare pulita? No, può essere anche sporcata anche la parte davanti, cioè, fatta così per comodità, così poi si asciuga, però può essere anche fatta avanti. Ok, dai, lascio a voi la... Spiega che cosa succede adesso allo stream. Io ho dei PDF. Cioè, è un vecchio il catalogo, però non con gli orci attuali, quindi può andare... Momento, in questo momento, sì. Mentre diciamo, interrompiamo lo streaming, nel senso che... In questo momento per lo streaming verrà proiettata diciamo, un'altra parte appunto, sì, di presentazione sempre di Tai Puglia, mentre noi insomma, facciamo questa attività con i timbri e con la ricetta. Okay. A dopo. Mi passo il file. Allora, adesso dobbiamo solo capire come ci organizziamo, perché... Lo vengo io. Io voglio solo il nero.
laboratorio, anche con una parte pratica sì, abbastanza importante, siamo costretti appunto alcune volte a mandare in pausa lo streaming, però appunto poi vi facciamo vedere quello che succede dopo, diciamo, dopo la pausa. E questo insomma è il lavoro che in parte non entravano tutte, alcune sono... Però, prego. Quindi abbiamo utilizzato i team perché ovviamente non... Come si diceva prima, è stato impossibile portare una macchina da stampa, quindi secondo me Tai Puglia utilizza sia la tipografia che il timbro, quindi è stato anche più semplice utilizzare questa tecnica di stampa, e vedo che comunque i risultati, perché poi il timbro sembra, cioè io l'ho scoperto anch'io sul nascere di Tai Puglia, cioè non avevo mai e poi mai immaginato di vedere questa carica creativa con il semplice timbro che si usa in ufficio, con le lettere, le cose, e quindi, però vedo che comunque vedo i risultati sono belli. Sono... La mia è questa qui. No, ce ne sono di belli comunque. C'è anche chi ha illustrato anche questa qui. Chi ha fatto anche una texture, che è anche molto molto bella questa, quasi più bella della mia, questa. Ce ne sono belle. Qualcuno ha anche utilizzato, invece della parte quella lasciata, quindi ha utilizzato anche la parte scritta, insomma, un buon lavoro. Ripeto, era la cosa più... anche nel tempo a disposizione, con gli strumenti a disposizione, era la cosa, questa anche, diventate anche delle forme, un bel risultato, questa è una natura morta, un po', scherzo, quindi questo è il lavoro di team. Bene, noi adesso abbiamo... Quest'altra parte, diciamo, noi continuiamo ancora una mezz'oretta, perché che cosa succede adesso? C'è Leonardo che ci ha fatto un regalo, ce ne ha fatti tanti, diciamo, in queste tre ore, però conclude anche con un altro regalo, perché ha portato... Sempre sull'onda del riutilizzo e del riciclo, perché praticamente, come dicevo prima, abbiamo cambiato il design della bottiglia, quindi avevamo... questo comunque non significa che è uno scarto tra virgolette, quindi io vi regalerò il kit per creare il lume, cioè quindi la scatola, ora prendo che così lo potete realizzare, aspetta che non passo da qui, no, ce la faccio, eccolo qua, sarebbe bello, cioè mi inviate le immagini, questo è il kit che io vi lascio, quindi dovete fare lo stesso lavoro che ho fatto io prima, cioè lo sfondate, poi con la colla incollate tutti i 10 strati, non sono 11 perché manca la parte superiore, e quindi potete seguire, vi darò insieme a questo anche il bugiardino, quello per... Vabbè, io sono vittima quindi anche il bugiardino, e quindi potete seguire le indicazioni per creare il vostro scartlume, questo qui, quindi ora al massimo li prendo dal retro, così abbiamo, così passiamo noi a distribuirli, sì. E poi vi invitiamo appunto a fermarvi qui nel vicolo, perché Vita Pugliese, Forchette di Cartone, Tai Puglia vi invitano a una piccola degustazione, buona degustazione dell'olio di Tai Puglia, un buon vino, quindi ci tratteniamo lì. Grazie ancora a lei. Grazie a voi. Sì. Allora, intanto che Leonardo distribuisce, vi regala quindi la confezione per fare il vostro lume, io ricordo insomma chi ci segue da casa che domani ci sarà un altro workshop con una docente che è in arrivo,
penso sia arrivata quindi in aeroporto. Per domani, quindi Francesca Renero di Zoografico, con lei svilupperemo insomma il packaging di un prodotto che ognuno di noi sceglierà. Quindi vi invitiamo insomma a chi ci segue appunto a riseguirci anche domani in streaming alle ore 9:30 circa del mattino. Quindi a domani.